sono davanti a voi in nome di un popolo che ha deciso sul suolo dei propri antenati di affermare d'ora in avanti se stesso e farsi carico della propria storia. Oggi vi porto i saluti fraterni di un paese di 274.000 chilometri quadrati, in cui 7 milioni di bambini, donne e uomini si rifiutano di morire di ignoranza, di fame e di sete, non riuscendo più a vivere una vita degna di essere vissuta. Un paese di contadini poveri, dove 2 bambini su 10 morivano prima di avere compiuto i primi 5 anni, con un medico ogni 50.000 abitanti. Una speranza di vita media di appena 40 anni e un tasso di alfabetizzazione bassissimo. Il Burkina Faso, insomma, era la quintessenza di tutti i mali del mondo. E questo puntino desolato sulla carta geografica, conscio dei propri mali e delle loro ragioni, osava ora parlare a nome di tutti i secondi e gli ultimi della Terra. Chi mi ascolta, mi permetta di dire che parlo non solo in nome del mio Burkina Faso, tanto amato, ma anche di tutti coloro che soffrono in ogni angolo del mondo. Parlo in nome dei milioni di esseri umani che vivono nei ghetti perché hanno la pelle nera o perché sono di culture diverse, considerati da tutti poco più che animali. Parlo in nome di quanti hanno perso il lavoro in un sistema che è strutturalmente ingiusto e congiunturalmente in crisi, ridotti a percepire della vita solo il riflesso di quella dei più abbienti. Parlo in nome delle donne del mondo intero che soffrono sotto un sistema maschilista che le sfrutta. Le donne che vogliono cambiare hanno capito e urlano a gran voce che lo schiavo che non organizza la propria ribellione non merita compassione per la sua sorte. Questo schiavo è responsabile della sua sfortuna se nutre qualche illusione quando il padrone gli promette libertà. Parlo in nome delle madri dei nostri paesi impoveriti che vedono i loro bambini morire di malaria o di diarrea e che ignorano che esistono per salvarli dei mezzi semplici che la scienza delle multinazionali non offre loro, preferendo piuttosto investire nei laboratori cosmetici, nella chirurgia estetica, a beneficio dei capricci di pochi uomini e donne, il cui fascino è minacciato dagli eccessi di calorie nei pasti, così abbondanti e regolari, da dare le vertigini a noi che viviamo ai piedi del deserto.